condividendo in toto e facendo mie tutte le parole che abbiamo sentito dire poc'anzi dal Presidente Doria, utilizzo brevemente il mio tempo semplicemente per soffermarmi su alcune cose. In particolar modo io penso che tutti noi dobbiamo ringraziare la Camera di Commercio, il suo Presidente, il suo Consiglio, la sua Giunta, tutto il personale, nessuno escluso, per regalare al nostro territorio ancora una volta queste importanti iniziative che sono parte integrante del settembre astigiano. E lo dico non come tutti gli altri anni, tutti gli anni si ringrazia la Camera di Commercio, però bisogna capire in particolare il momento storico che ha vissuto nel recente passato e che sta vivendo la Camera di Commercio. Quindi, nonostante l'incertezza del futuro, nonostante tante situazioni che non hanno di sicuro evitato, che hanno visto la Camera di Commercio protagonista o hanno visto subire la Camera di Commercio, noi siamo qui orgogliosi più di prima, preparati più di prima a presentare un programma per queste iniziative ricco quanto gli altri anni, anzi di più. Quindi proprio perché tutto ciò non era scontato, noi dobbiamo dare un grazie sottolineato e quindi era doveroso che lo facesse il sindaco del capoluogo di questa provincia, perché dico il sindaco del capoluogo, ma dico il territorio, perché come abbiamo sempre detto non esisterebbe il capoluogo se non ci fossero i comuni limitrofi, non esisterebbero questo se non ci fosse il loro capoluogo. Questa è una festa di territorio, una festa di tutta la nostra provincia, una festa che celebra il prodotto principale che questo territorio ha, per il quale è famoso in tutto il mondo. Detto questo, quello che posso ancora dire è che il ruolo dell'amministrazione comunale che abbiamo giocato è marginale, però è un ruolo che va nella direzione che abbiamo sentito sempre qui nella parte finale dell'intervento del Presidente Doria, quando dice oggi più che mai sono indispensabili collaborazioni e sinergie. E allora devo dire che noi ci siamo, dico noi perché non c'è un solo comando, c'è una squadra, io sono qua presente con l'assessore Loretta Bologna, che è la persona che nel campo turistico, nel campo della promozione, sta cercando di risollevare questo territorio, consapevole come me e come tutti i nostri colleghi del potenziale che ha e delle partite importanti che potremo a quest'anno giocarci in futuro. Quindi siamo qui proprio per rinnovare questa alleanza, siamo qui a rinnovare questo impegno, a fare insieme un percorso comune che non può portare che degli esiti positivi e favorevoli a entrambe le istituzioni, ma a tutte le altre istituzioni. Perché citiamo proprio, noi arriviamo prima di questa conferenza da un tavolo in prefettura dove c'erano tutte le altre istituzioni, delle quali il signor Questore è presente, mancano tutte le altri enti che però erano presenti, e noi riusciamo a garantire questa festa, a portare in piazza nella massima sicurezza degli visitatori che arrivano da fuori, anche perché ci sono delle persone che quel giorno, anziché essere lì a divertirsi, a bere, a gustare i nostri vini, lavoreranno per noi e garantiranno un servizio. Quindi tutti quanti insieme siamo squadra e siamo vincenti. Viva Asti, viva la Camera di Commercio, grazie alla Camera di Commercio, viva il sostegno del territorio e tutti i suoi prodotti in particolar modo in via.